grande che assomiglia in tutto e per tutto a... Hai il microfono spento. Titanic. Calma, state seduti. Sentivo pure così. Ma perché sono potente. Aspetta stasera però. Però c'è il microfono meglio. Se non me lo ricordo poi. Mi dai solo, facciamo una cosa, Ale. Ale. Ale, mi dai solo Jelly Roll morto. Poi me ne vado fuori dalle balle. Sì. Fu d'estate. Nell'estate del 1931. Che sul Virginia salì Jelly Roll Morton, tutto vestito di bianco, anche il cappello, con un diamante così al dito. Lui era uno che quando suonava scriveva sui manifesti: stasera Jelly Roll Morton finge d'ora. Il fatto che a Torino c'è un pubblico incredibile, è sempre un pubblico molto strano, molto particolare, molto attento, molto esigente ma competente alla fine, non si capisce mai, è sempre stato così negli ultimi anni. Quindi, e poi devo dire la verità, non credevo, cioè il Carignano era un po' una novità, io sono, ho messo piede al Carignano, sono per Romeo e Giulietta in abbonamento, anche se è un teatro settimo, quindi ed è vero che non è un pubblico di abbonamento, quindi è un pubblico che si sceglie lo spettacolo, è già in una disposizione, che però anche attende. E qui c'è un teatro di grande responsabilità, perché senti che il pubblico sente tutto, non puoi mollare niente, non puoi sbagliare proprio niente. Ci sarà un pubblico un pochettino più da gala, perché stasera ci sono un po' di assessori, presidenti, di questo e di quest'altro. Spero ci sia abbastanza pubblico giovane da poter sentire le risate, il divertimento, di scandire lo spettacolo con il ritmo anche del rapporto col pubblico, della reazione del pubblico, e questo è fondamentale. In certi momenti non è uno spettacolo cabarettistico, né di commedia dell'arte, però ha dentro l'uno e l'altro, oltre ad avere momenti di sospensione, no? Chiamiamola poetica o drammatica, secondo le situazioni. Per cui, insomma, c'è un andamento che va da tenere sotto controllo. Spero di non sentire troppo la fatica, soprattutto nel finale, perché questa è un po' la cosa. Ok. Proviamo. Sì. Un surplice. Quelle cose un po'... Per me è un po' una prova di memoria, io non lo faccio dal 27 di agosto. Esatto. Non so se facciamo sipario ormai, sarà a caso? No. No. Lasciamo già aperto. Sì, facciamolo come sempre. Sì. Fa questo migliore. Che da una nave si può anche scendere, ma dall'oceano no, sono andato velocissimo, non sei qui, in realtà c'è ancora un po' di più, no. Perché quando la genere arriva oceano è più avanti, più la sei, sto andando velocissimo, poi c'è questo pezzo ancora, è qua. Da una nave si può anche scendere, ma dall'oceano no. Quando c'ero salito avevo 17 anni e di una sola cosa mi fregava la vita: suonare la tromba. Così quando venne fuori quella storia che cercavano gente per il cronoscafo in Virginia, giù al porto, io mi misi in coda, no? Io e la mia tromba. Gennaio 1920. Ma per me che scrivevo la figura di questo qui che suona la tromba e che racconta la storia del Novecento era molto accessorio, era la voce del narratore, ci sono alcune cose su di lui ma poche,
però insomma io avevo presente sempre Novecento, per tutto il tempo davanti al computer ho avuto la figura di Novecento. E quel che ha messo Eugenio in generale lo spettacolo del teatro, che quello lì è diventato una persona vera, è diventato un suono, una voce, un corpo, e quindi è come un seme sotterraneo che poi fiorisce, c'è tutta una pianta, cose nuove per me. Insomma, ho visto una persona che per tutto il tempo in cui avevo scritto Novecento non mi era mai apparsa. Alla fine non trovavi più una tenda sulla nave, più un lenzuolo, niente. Si erano fatti un vestito buono per l'America, tutta la famiglia, non potevi mica dire niente. Insomma, ogni tanto ci scappava anche il bambino, che per un emigrante con una bocca in più da sfamare e un sacco di grane all'ufficio della migrazione. E lasciavano sulla nave, in cambio delle tende e delle lenzuole, in certo senso. Con quel bambino doveva essere andata così, dovevano essersi fatti un ragionamento. Se voi lo lasciate sul pianoforte a coda del salone da ballo di prima classe, magari lo trova qualche riccone e sarà felice per tutta la vita. Era un buon piano, funzionò a metà, non diventò ricco, ma... ma... su Mario. Non diventò ricco, ma... non ci si riesce. Se noi lo lasciamo sul pianoforte a coda della sala da ballo di prima classe, magari lo trova qualche riccone e sarà felice per tutta la vita. Era un buon piano, funzionò a metà, non diventò ricco, ma... pianista! Vabbè, il migliore, giuro, no? Il migliore! Pantaloni del pigiama, giacca della divisa non abbottonata. Si fermò solo quando arrivò davanti al pianoforte. Avrebbe voluto dire molte cose in quel momento, eh? E tra le altre... Diciamo, questo qua scende dalla nave, non scende dalla nave. Ma c'è una donna o non c'è una donna? È gay, non è gay? Chi gli ha insegnato sulla nave? È passato Rubinstein sulla nave e gli ha insegnato il piano? Oppure da chi l'ha imparato? Cioè... dove cazzo hai imparato? Oppure dove diavolo ti eri nascosto? Ma come tanti uomini abituati a vivere in divisa, non aveva finito per pensare anche in divisa. E così quel che disse fu: 900, tutto questo è assolutamente contrario al regolamento. Il 900 smise di suonare. Era un ragazzino di poche parole, ma di grande capacità di apprendimento. Guardò il comandante con dolcezza e poi disse: in culo il regolamento. Primo viaggio, prima burrasca. Sfiga. Ora, uno che suona la nave suona la tromba, non è che quando arriva la burrasca possa fare granché. Può giusto evitare di suonare la tromba, tanto per non complicare le cose, e starsene buono nella sua cabina. Ma io invece volevo stare là dentro, eh? Hai un bel distratto, ma puoi giurarci prima o dopo ti arriva dritta nel cervello quella frase. Ha fatto la fine del topo. Ma io mica la volevo fare la fine del topo. E quindi me ne uscì da lì e mi misi a vagare. E mi misi a morire. E mica sapevo dove andare. E c'ero d'accordo un giorno su quella scala. Era già qualcosa, si trovava la strada per i gabinetti. Sono piccolo cittadineggiante, quello sul serio. Era chiaro, sbattevo un po' da tutte le parti, prendendo il corridoio, ma casaccio, così come veniva. Alla fine mi persi. Era fatta. E definitivamente fottuto. Buonasera. Ogni attore, grande o piccolo che sia, prima o poi fa un'esperienza straordinaria. Si stira il proprio costume. Sempre ammesso che il ferro da stiro in qualche modo si accende. Ma questo non si accende. Allora siamo nei guai. Cioè, il massimo mi succede. E allora? Come facciamo? Per affrontare il 900, cosa... ma stilo... cioè, come hai fatto per preparare la formazione brechtiana? Un paio. Che
questo giochino dello stiraggio verticale l'ho imparato dal costumista. Se ne è finta male, nel senso non che i pantaloni si sono bucati o stirati. Cioè, non sono al meglio. Saranno al meglio per stasera. L'unico problema può essere nell'intervallo, no? E siccome si è rotto, la sfumatura la farà andare giù, cambierà di positivo. Una faccia, un tratto. L'abbiamo dato su, è saltato fuori un pezzo di plastica. Quando prima dello spettacolo. Ragazzi, niente. Ci facciamo portare sull'altro d'Asri e adesso lo facciamo così. A mano. Si improvvisa però, perché non c'è. Si improvvisa. Sì, non va bene così oggi. Lo spettacolo va già bene che lo facciamo oggi. Sì, ma no, ma guarda, vabbè, niente. Vabbè, dai, come sotto. Che volevo dire? A un certo punto devi cambiare una lampadina, perché... Perché si rompe. No, gli devo dire poi una cosa sul finale. Ma ci vuole una madrina, una signorina o signora che voglia salire un attimo sul palco passando per il corridoio velocemente. Dobbiamo fare una cosa molto semplice. Garantisco, non succede. Una signora che abbiamo... signorina, veloce, su. Ma voi sapete che questa è la 200ª replica di 900. E allora, abbiamo, ma se facciamo vedere che cosa succede, la signora o signorina si tranquillizza. Noi abbiamo fatto un tentativo alla 100ª replica di varare lo spettacolo come un tempo si varavano le navi che partivano. C'è un piccolo aneddoto, l'aneddoto che segue quella centesima. Eravamo in un teatro a Genova e cercavamo di fracassare una bottiglia contro il muro che era di cartongesso. Non lo sapevamo, dall'altra parte c'era un supermercato e la bottiglia andò a instradarsi esattamente da dove era stata presa. Cioè, ci fu questo aneddoto. E quindi se la signora... è più robusto il muro, pare che dall'altra parte ci sia gente che ci abita, ma pazienza. Però ci vuole veramente questa signorina che si è persa. Ma era partita. Eccola qua. Grazie. Facciamo un tentativo? Prendi, prego. Come facevano le regine una volta che varavano il Titanic, appunto. Portava bene. Bisogna andare là, vediamo se si bisogna mandarla contro il muro e vediamo cosa succede. Sì, vai. Vado? Sì, vale, vai. Più forte, più forte. Aiutatemi! Più forte. Vai. Niente, da più lontano. O da più vicino? Da più vicino. Niente. Amen.